benvenuti in questo nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne facciamo più. Finalmente siamo arrivati, lo stavate aspettando, l'avete tanto richiesto, è pronto e non vedo l'ora, ragazzi, che vediate questo video. Vi giuro, sono in un hype pazzesco perché finalmente spieghiamo come si pressa efficacemente e in maniera corretta su il Football PES 2021. Applicheremo i concetti calcistici sul pressing e quindi gestiremo il tutto in 4 punti: posizionamento, gestione dei comandi, gestione del super cancel e gestione del cambio cursore. Questi 4 punti saranno fondamentali nella spiegazione di come si pressa appunto su PES. Ma non aggiungo altro e non vi resta altro che guardarvi il video. Io vi auguro una buona visione, ma prima di tutto vi invito ad iscrivervi su tutti i miei social che trovate qua sopra, a seguirmi su Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, chi ne ha più ne metta, trovate tutto in descrizione, tutto qui sopra. E adesso vi lascio al video. Gustatevelo e guardatelo più e più volte. Bella! Eccoci ragazzi, finalmente ci siamo. Andremo a vedere come si effettua correttamente, in maniera calcistica, e come si applica il concetto calcistico del pressing su Pro Evolution Soccer 2021, meglio conosciuto, anzi ormai chiamato, il Football PES 2021. Il miglior modo per imparare il pressing è andare sul menu allenamento, selezionare la voce difesa sul lato allenamento, selezionare il livello abilità più alto che possedete, superstar o leggenda, è indifferente, e poi cominciare. Ragazzi, lavoreremo con lo stop and click. Ogni volta che io metterò pausa, poi compariranno esattamente i disegni su 4 punti chiave che spiegheremo man mano che faremo questa piccola lezione, questo piccolo tutorial. Come potete vedere, e questo è il primo stop and click, io comincio subito ad accorciare verso il giocatore che ha il possesso della palla con R1 e la levetta analogica sinistra, senza premere la X e il quadrato. Questo è un errore che si tende a fare tantissimo, quello di tenere premuto la X e il quadrato facendo un pressing cosiddetto automatico. Il pressing su PES, esattamente come nel calcio reale, funziona con delle tempistiche che sono simili al comando di un'automobile. L'R1 è il vostro acceleratore, la levetta analogica sinistra è il vostro volante, l'R2 è il vostro freno e il quadrato e X sono come la frizione, vanno premuti solo in un particolare momento, che adesso vedremo. Premo più volte il super cancel, come potete notare, per aumentare la reattività del giocatore. Se sono in corsa, premo solo R2 più volte e mantengo l'R1 schiacciato. Il super cancel velocizza il movimento del giocatore. Come potete notare anche dalla disposizione del radar, nessuno dei miei giocatori è davanti a eventuali avversari. Questo perché il posizionamento è fondamentale. Ogni marcatore, ogni giocatore che noi abbiamo si deve trovare tra la nostra porta e l'uomo. È un concetto che si insegna fino dai pulcini. Quindi è molto importante non far uscire gli uomini in maniera, diciamo, scorretta. Quindi il quadrato e la X premuti ripetutamente causano appunto questo tipo di meccanica. Chi esce col quadrato? Vediamolo. Col quadrato esce il giocatore che ha il cursore triangolare trasparente. Quindi se noi premessimo quadrato e basta, in questo momento si muoverebbe solo Marco Verratti, perché appunto, come potete vedere, stiamo facendo un allenamento con la più classica delle partite. Anche se siamo in campo bagnato non c'è nessun problema. Abbiamo appunto Francia contro Italia e basta semplicemente tenere premuto il tasto R1. Per allenarsi bene nel pressing, questo è un metodo che io do sempre ai miei ragazzi: cercate di andare su allenamento mentre proprio con la difficoltà, ogni volta che prendete la palla restituirla all'avversario. Andiamo con un pressing offensivo in questo momento, cercando di aggredire immediatamente l'avversario, e se avete notato, proprio in questo preciso istante, solo quando la mia gamba è perpendicolare alla palla, cioè quando sono frontale all'avversario, premo la X e il quadrato. Lo rivediamo. Comincio ad accorciare col quadrato, infatti vedete l'animazione dove Verratti si avvicina a Griezmann che sta ricevendo la palla.
continua a tenere premuto la X al quadrato e la perfetta analogica sinistra è direzionata verso la palla. Notate come il piede del giocatore perpendicolare, quindi sono a circa mezzo metro di distanza. Questo è il momento giusto per premere quadrato e X, perché col quadrato faccio accorciare Belotti. E proprio in quel momento Verratti prende la palla. Ok? Quindi restituiamo la palla all'avversario, ce ne disinteressiamo e facciamo tutto col comando manuale che si attiva con L2. Cominciamo ad accorciare. Possiamo anche switchare per provare ad anticipare. Vedete anche ogni tanto il movimento della levetta analogica destra e il giocatore che potrebbe ricevere la palla. Ecco, vedete? In questo preciso istante io ho sbagliato un movimento con Chiellini, però io vi faccio vedere solo i movimenti giusti, perché altrimenti non capireste. Quindi che cosa ho fatto? Con la levetta analogica destra, che potrete rivedere ritornando indietro col video, ho selezionato il terzino sinistro, che ha il compito di recuperare quello spazio che appunto Chiellini ha lasciato. E nel frattempo, visto che Chiellini ormai è uscito, comincia a mandarlo in pressing. Ma la mia priorità in questo momento è recuperare lo spazio tra il possibile ricevitore di palla e la mia porta, perché se questo va con un passaggio filtrante, finisce che segna. Probabilmente l'azione potrebbe finire anche in gol, però l'importante è effettuare un pressing e una corsa in modo tale da recuperare lo spazio di cui ho poc'anzi parlato. Infatti non riesco a selezionare bene col cursore. La palla arriva comunque al giocatore, ma intanto Chiellini ha recuperato quello spazio. Presso, riesco a recuperare la palla, premo sia la X che il quadrato per cominciare a far avvicinare il centrale. Una serie di batti e ribatti, Donnarumma fa una papera e arriva il gol. Perché è successo questo? Perché comunque io col terzino sinistro non ho fatto il movimento che vi ho spiegato. Avrei dovuto muovere il terzino verso lo spazio tra la porta e l'uomo e recuperare quello spazio, non facendo quel movimento che si fa semplicemente con la levetta analogica a sinistra e si corre indietro con R1. Ho preso il gol, quindi ragazzi questo è uno dei gol che si prende più spesso. Ho voluto farvelo vedere appositamente proprio per farvi capire che il posizionamento nel pressing è fondamentale. Se questo non avviene, arriva il gol. Ricominciamo, diamo la palla all'avversario e effettuiamo un pressing offensivo. Cambiamo il giocatore e cominciamo ad andarci semplicemente avanti. Vedete la levetta analogica sinistra che tende a spostarsi, perché io l'ho leggermente più su. Vi apro una piccola parentesi, non considerate il fatto che io stia premendo, io ho le dita molto pesanti e quindi tendo a schiacciare forte i tasti, ed è per quello che mi sono causato la tendinite tra l'altro. La palla passa sotto le gambe perché manco appunto l'aggancio con la X al quadrato che premo troppo tardi. C'è un 1-2, di nuovo la situazione di prima, però l'avversario allarga, quindi di base non c'è pericolo, perché comunque i difensori sono posizionati bene e Giroud poteva essere recuperato tranquillamente da Bonucci e da Spinazzola. Accorcio immediatamente sulla fascia, premo il super cancio per aumentare la reattività e qui nel momento in cui lui mi dà lo spazio per poter mettere la gamba premo sia il quadrato che la X. Perché sia il quadrato che la X? Perché la X mi permette di recuperare il pallone in quel momento e poi il quadrato comincia a farmi avvicinare Ferratti, che a quel punto sarebbe anche pronto per ricevere una palla indietro. Ma a noi non interessa, perché appunto dobbiamo pressare. Qui c'è un errore dell'avversario e ripartiamo. Gli diamo la palla, voglio l'ho passata corta in questo caso perché volevo che mi attaccasse per via centrale. Ora vi farò vedere che cosa succede se al posto di uscire a Varanga si temporeggia. Questo tipo di situazione viene spesso punita, ok? Palla persa in uscita, come anche questa, e gol preso. In questo caso invece se noi aspettiamo e non forziamo la giocata, usciamo solo in fascia, vedete? La palla la recuperiamo con le stesse tempistiche di prima. Non siamo usciti, abbiamo aspettato e la palla l'abbiamo ripresa. L'azione continua. Va avanti. Ecco, questa è una classica situazione di possibile filtrante. La nostra priorità qui è recuperare la parità numerica, quindi abbiamo due scelte. O aspettiamo e selezioniamo Verratti in maniera tale che si possa appunto accorciare lo spazio tra Griezmann e
è il nostro centrocampista che è rimasto avanti, quindi non ha più quello spazio tra la porta nuova, facciamo uscire subito il centrale, ma solo uno, senza premere il quadrato in questo caso, e cerchiamo di metterlo nella linea di passaggio. Però l'avversario decide di tirare e quindi è risolta. Un altro avversario avrebbe passato la palla. Quindi il nostro obiettivo era quello di accorciare col centrale, era quello che stavamo facendo, oppure di selezionare il centrocampista. Nel momento in cui si è visto l'avversario arrivare, il Como ha deciso di tirare. In questo tipo di situazione si tende a premere molte volte il quadrato. Al centro, ragazzi, il quadrato evitatelo il più possibile. L'unica cosa che dovete, di cui dovete preoccuparvi, è che il giocatore non si giri. E infatti, qua si è girato. Però subito Spinazzola cerca di recuperare. Perché premo quadrato? Perché vedo che il triangolino trasparente, cioè il prossimo giocatore che muovo, è Verratti e che quindi mi può dare una mano. Continuo a premerlo e infatti riesco a recuperare. Verratti mi dà una mano, a quel punto mollo sia il quadrato che la X e spazio. E ricominciamo. Altro attacco centrale. In questo caso il prossimo giocatore da selezionare è Bonucci. E infatti lo selezioniamo. Lo prendiamo semplicemente con L1. Perché non solo il quadrato fa muovere il giocatore col cursore trasparente, ma appunto l'L1 ci permette di selezionare il giocatore che è più vicino al portatore di palla, cioè quello col triangolino trasparente. Non facciamo niente. Come potete vedere, proviamo a premere quadrato X solamente nel momento in cui lui si gira. Però li stiamo a una distanza accettabile, cioè non gli diamo più di mezzo metro di spazio, perché se ci allontanassimo troppo, chiaramente avrebbe tutto il tempo per fare la giocata. Quindi in pratica dobbiamo fargli sentire la presenza. Lui tira e chiaramente la palla va fuori 30 metri. Questo è il modo più corretto di pressare. In fascia si va a valanga, ok? Al centro si temporeggia, è un modo basilare di pressare. Poi chiaramente si potrebbero anche chiudere le verticali, come in questo caso, vedete? In questo caso il Com tira, fa una crocchetta e va. Però appunto ho provato a selezionare il giocatore con la levetta analogica a destra e a mandarlo davanti. Ma questo tipo di giocata non si fa se non si è laterali o se si è ultimi uomini, perché è molto facile che si possa venire scavalcati tramite un passaggio filtrante alto, per esempio. Vedete, altro attacco centrale. Qui l'obiettivo è selezionare immediatamente Bonucci perché la palla sta andando lì, accorciare lo spazio. Perché facciamo uscire solo Bonucci e vado col quadrato? Perché con la coda dell'occhio noto che il prossimo giocatore è un giocatore che è davanti. Non è uno dei centrali. State attenti alla gestione del quadrato in questo senso. La levetta analogica sinistra è direzionata verso il portatore di palla e tutte le posizioni sono corrette. Perché al limite il nostro avversario può andare in fascia, ma è una palla che è facilmente recuperabile dal nostro terzino destro. Quindi tutti i posizionamenti risultano essere corretti. Infatti recuperiamo la palla, spaziamo e ce ne andiamo via. Quindi, per quanto riguarda il pressing offensivo, noi dobbiamo accorciare solo con la levetta analogica sinistra e con l'R1. Nel momento in cui la nostra gamba è perpendicolare alla palla e quindi non c'è la schiena che fa da ostacolo, premiamo quadrato X. Al centro temporeggiamo, in fascia pressiamo a valanga. Utilizziamo per temporeggiare il tasto R2 in modo tale che il giocatore resti ben piantato a terra e abbia lo sguardo verso la palla. Non dobbiamo cercare, dobbiamo sempre cercare, non dobbiamo cercare di dare mai la schiena all'avversario. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero davvero che vi possa essere utile. Come potete vedere, più che il fatto di andare davanti all'avversario, cercare di pressare a valanga, qualunque tipo di pressing voi scegliate, l'importante è che siate posizionati in maniera tattica corretta. E questo si fa con una perfetta selezione
del cursore con L1 e con la levetta analogica a destra. Dovete lavorare su questi aspetti. Il posizionamento del corpo è fondamentale e il tutto risulta essere molto simile al calcio. Sembra complicato, ma se riguarderete tante volte questo video e osserverete ancora meglio i tasti come vengono premuti, nonostante li abbia spiegati punto per punto, vedrete che il vostro pressing non potrà far altro che migliorare. Io vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, a condividere con tutti i vostri amici, zii, cugini, parenti, compari, nipoti, come direbbe il grande Maurizio Veluzzo Fioni, come direbbe invece il grande Don Sangri. E ci vediamo ragazzi al prossimo video, che spero esca molto presto. Bella a tutti dal vostro Alonso Gray Fox.